La scuola di perfezionamento per le forze di polizia rappresenta non solo luogo d'eccellenza della formazione specialistica, essa incarna l'idea stessa della cultura del coordinamento. Il condividere i saperi professionali, l'integrazione delle competenze e delle esperienze costituisce la punta culturalmente più avanzata dell'ordinamento della pubblica sicurezza e rappresenta ormai a distanza di 35 anni dalla legge di riforma un patrimonio di indiscusso valore da alimentare con cura, in cui ciascuno può riconoscere la propria identità ed il proprio originale apporto. Io sono il primo capo della polizia figlio della riforma del 1981 e per una sorta di coincidenza particolare ho esattamente gli stessi anni professionali di questa scuola. Questa scuola iniziò 4 anni dopo la legge di riforma del 1981 e io sono entrato in questa amministrazione nel 69esimo corso del 1985. E quindi è per me oggi un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione essere qui a chiudere il 31esimo corso di questa scuola e a riaffermare l'importanza strategica, ma anche, consentitemi, la grande lungimiranza che quella legge del 1981 ancora oggi rappresenta nel panorama della sicurezza del nostro Paese. Il periodo di mia gestione dell'amministrazione sarà caratterizzata in maniera molto forte dal ruolo che la formazione avrà a partire dalla scuola superiore e da tutto quello che gira intorno al mondo dell'istruzione. E a maggior ragione per questa scuola. Io credo che questo luogo debba essere un laboratorio, debba essere il luogo della contaminazione, ma anche il luogo nel quale saperi diversi, esperienze diverse, vissuti diversi, producono strategie e percorsi che l'intero mondo della sicurezza, almeno sul versante del law enforcement in questo paese, bisogna intraprendere.